era il 2009 quando Lucio Dalla presentava ufficialmente Babel per poi inaugurarlo di persona con un concerto l'anno successivo. L'indimenticato cantautore bolognese aveva accettato con entusiasmo di fare da testimonial d'eccezione per il Festival della Parola ed è stato un suo grande amico, uno degli ospiti principali dell'edizione 2013 di Babel, Pupi Avati. Il regista lo ricorda con affetto nel suo libro autobiografico La Grande Invenzione, presentato al pubblico di Aosta durante il festival. Tra i due artisti prosegue quindi un dialogo a distanza che si ritrova tra le pagine dell'ultima opera di Avati. Sono persone che praticamente hanno condiviso la parte più orrenda ma anche la parte più felice della mia vita. Quindi poi lui ha musicato gli ultimi due film miei, quindi avevamo un rapporto notturno, ci parlavamo la notte, fino alla fine, fino a qualche giorno prima che se ne andasse. Ad aprire l'incontro con il pubblico, un ensemble di allievi insegnanti della SFOM, la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale di Aosta. Lo scrittore Arnaldo Colasanti, in veste di conduttore, ha sottolineato quanto la loro esibizione sia riuscita a entrare in risonanza con una fase particolare della giovinezza del regista. Ben prima di darsi al cinema, Avati suonava il clarinetto in una band, ma l'ingresso nel gruppo di Lucio Dalla, clarinettista provetto, capace di eclissarlo con il suo talento smisurato, lo convinse a cercare altri mezzi di espressione perché emergessero maggiormente le sue capacità. Pupi Avati si descrive come narcisista, egocentrico, desideroso di attenzione e riconoscimento, ma soprattutto entusiasta, avventuroso, pronto a trasformare la vita in cinema e il cinema in vita. Le atmosfere della sua Bologna, i ricordi e gli aneddoti più interessanti sono diventati libri e film, intrattenendo generazioni di italiani. Ex venditore di surgelati, ha reinventato la propria esistenza. Ciò che faccio deve coincidere con ciò che sono, ecco il segreto della felicità, ricordato al pubblico. Pupi Avati non ha letto passaggi del libro, non ha presentato la sua autobiografia in modo convenzionale, ma ha dato vita a un vero show, raccontando episodi del suo passato in uno stile quasi cinematografico, mimando e interpretando i propri ricordi con viva e ironica nostalgia. Una capacità fabulatoria che ha conquistato gli spettatori, che spesso non hanno potuto trattenere le risate. Ultimamente ho fatto una serie per la televisione, una storia di un matrimonio. Io sono sposato a 49 anni con la stessa donna. Io ho fatto i due mestieri più difficili del mondo, marito e regista. Ma marito è più difficile che regista, specialmente se sposi mia moglie. Essere marito di mia moglie credo che sia la cosa più difficile del mondo. Mia moglie mi sgrida tutti i giorni, non le va bene niente di quello che faccio, né se spengo la caldaia né se la lascio accesa. Non c'è una misura di mezzo, né se chiudo a chiave la sera né se lascio aperta. Delle banalità, lei cerca disperatamente sempre delle ragioni per tenermi sotto schiaffo, per sgridarmi. Ho detto questo, non lo so perché, mi sono completamente perduto. Chi sei l'uomo che dice la verità? No. Non è la prima volta che Pupi Avati si racconta attraverso il cinema e l'invenzione letteraria, ma questa sua autobiografia raccoglie spunti e memorie mai portati alla luce, che rivelano il lato più intimo e sognatore del regista. L'autore ammette di averlo scritto in orari particolari, da mezzanotte alle 5 di mattina, per ricreare più facilmente un'atmosfera sospesa e fuori dal tempo. Il titolo, La Grande Invenzione, rivelatore, racconta l'approccio di Pupi Avati all'esistenza e si intreccia perfettamente con il tema scelto per questa edizione di Babel, La Tentazione. Ho scelto questo titolo perché la vita è fatta molto da come la immagini preliminarmente. Lucio Dalla era uno che si era inventato tutto quello che avrebbe fatto, poi però l'ha fatto. La tentazione mi richiama in mente quello che ho detto, il fatto di avere la sfrontatezza, la spudoratezza di poter chiedere qualche cosa, di essere amati di più degli altri. Che è una cosa, che è un sentimento infantile, che dimostra, però che io ho vissuto con molta intensità.